molta pratica e residui di vecchie teorie. In generale, in questi secoli il bagaglio culturale medico si semplifica. La teoria di base resta quella dei quattro umori, secondo cui la salute richiede l'equilibrio dei quattro fluidi che compongono l'organismo umano: bile nera, bile gialla, flegma e sangue. Ma nel complesso l'apparato teorico si riduce. I testi che circolano sono raccolte di farmaci e manuali pratici, dove l'attenzione è posta sulla terapia. Un ruolo centrale in tal senso, oltre ai farmaci prodotti con le erbe, è svolto dai salassi, nella convinzione che far fuoriuscire il sangue infetto rappresenti il momento essenziale della cura. La medicina, comunque, si basa sull'insegnamento diretto e in ogni piccola comunità c'è chi sa occuparsene, ricevendo compensi spesso in natura. Levatrici, conciaossa, cavadenti, barbieri, esperti di erbe, sacerdoti, astrologi, streghe. Medicina moderna e grandi epidemie. La medicina moderna si fa strada solo a partire dal XII secolo, prima con la scuola salernitana, poi con la nascita delle facoltà di medicina a Montpellier, Bologna, Parigi, Padova. Si favorisce così l'esercizio della pratica medica, si mettono a punto gli insegnamenti clinici, si introducono nuove norme igieniche. Questo nascente sapere medico deve però fare i conti con le diverse ondate epidemiche che si susseguono nel corso dell'età moderna. Si devono combattere, con scarso successo, epidemie che decimano la popolazione europea. Oltre alla peste, la lebbra, tubercolosi, carbonchio, tifo. E poi la sifilide, che compare nel XV secolo. Per il mal franzoso, in Europa, muoiono 20 milioni di persone. I primi passi della scienza medica. È proprio durante le epidemie, del resto, che decolla la ricerca. Sul finire del XIV secolo, osservazione e sperimentazione mettono in discussione gli insegnamenti degli antichi e in seguito si fanno importanti passi avanti, a cominciare dagli studi sulla circolazione del sangue. Il passaggio alla medicina moderna, tuttavia, avviene gradualmente e non senza contraddizioni. Permane, ad esempio, la gran varietà di figure operanti in campo sanitario. A medici e farmacisti, l'élite professionale, si contrappone ancora una folta schiera di curatori irregolari, sebbene visti con crescente sospetto e progressivamente emarginati.